grazie per essere qui questa sera. Questa piazza affollata, questa piazza gremita di gente, dà forte il segnale della voglia, del bisogno che c'è di cambiamento e di voltare pagina. Io vi ringrazio tutti per la presenza, sono davvero onorato della vostra presenza. Permettetemi questa sera di fare il primo saluto al sindaco uscente. In questi 5 anni ho avversato, ho combattuto Basurto come politico, ma ho avuto il piacere di conoscere l'uomo e l'amico Massimo. Quindi a lui questo saluto prima di tutto. Torniamo a noi. Tutto, come diceva Andrea, è iniziato 5 anni fa, quando sono stato eletto consigliere comunale d'opposizione. 5 anni fa. 5 anni fa sembrava un sogno, un'utopia. Tempo fa, leggendo uno scrittore uruguaiano, ho capito cosa significhi utopia. L'autore era Eduardo Galueno e proprio sull'utopia ne spiegava il senso. Diceva: lei è all'orizzonte. Io mi avvicino, faccio 2 passi, ma lei si allontana di 2 passi. Ne faccio 10 altri, però l'orizzonte è sempre a 10 passi. E quindi, per quanto io cammini, non la raggiungerò mai. A cosa serve dunque l'utopia? L'utopia serve proprio a questo, a camminare. E questo abbiamo fatto per 5 anni. Un bel percorso, un bel cammino insieme a tutti voi. Perché noi non abbiamo tutte le verità, non sappiamo tutto. E abbiamo bisogno del contatto con la gente, con la nostra comunità, per alimentare le conoscenze, per conoscere meglio e per poter dare risposte. Il politico che non ascolta non può dare risposte. Cioè, abbiamo dissequestrato la politica dai palazzi, l'abbiamo portata per la strada, abbiamo realizzato una vera e propria invasione di campo della gente che ha detto: no, scusate, adesso parlo io, ora ascoltate la mia opinione, ora parlo della mia vita. E quella politica fatta dai professionisti nei palazzi, quella politica che fino a poco tempo fa puzzava di morte, l'abbiamo portata nelle strade, noi dilettanti, noi missionari della politica, ed è tornata ad annusare la vita, a respirare la vita. Questo è il primo miracolo che abbiamo fatto. Abbiamo costruito un cantiere di speranza. Oggi è questo, questa lista è un cantiere, l'unico cantiere di speranza per Racale, per i giovani, per le donne, per tutti, un cantiere di speranza. Noi amici non siamo entrati nelle vostre case ora e per chiedere un voto, ma siamo entrati nelle vostre case, abbiamo bussato, anzi timidamente, alle vostre case e abbiamo chiesto quali fossero le esigenze, quali i problemi. Noi non siamo santini elettorali, siamo gente vera, gente che vi ha guardati negli occhi per 5 anni e la mano ve l'ha stretta per 5 anni, non adesso e gli ultimi 2 mesi. Racale, amici, non può essere amata gli ultimi 2 mesi di campagna elettorale e poi dimenticata per 5 anni. Questo noi non l'abbiamo fatto e di questo io sono onorato, io insieme a tutti i componenti della mia lista. Le persone oneste, quelle che non hanno vincoli, fanno paura, perché, amici, nessuno ci può chiamare di notte e convocarci d'urgenza a Lecce. Noi non abbiamo padroni, siamo persone libere, e se ci chiamano da Lecce o da Bari è solo per farci l'imbocca al lupo, perché non abbiamo ordini né padroni, e questo lo sanno bene. La stima, a Lecce e a Bari ci stimano e sanno che abbiamo un pensiero e devono rispettarlo, perché a casa nostra comandiamo noi, non viene nessun ministro a dettare legge. Risponderemo ad ogni bieco, cattivo, anonimo attacco personale con una proposta sul programma, con il parlare dei problemi della gente, perché noi siamo persone per bene, gente seria. Ad ogni illazione, ad ogni sospetto, con la forza dei contenuti e la denuncia politica. Ad ogni cattiveria che verrà detta su di noi, con il sorriso, come abbiamo già iniziato a fare sui manifesti. Il sorriso dà molto fastidio. Non ci faremo tirare nel fango, nel marcio, nello squallido, quello che stanno cercando di fare. A coloro che strisciano come rettili, come serpenti, risponderemo con un colpo di ali. Noi voliamo alto, perché Racale deve volare alto.
Tutte le altre liste, come avete potuto vedere, hanno presentato un capolista, quello che dovrebbe essere in teoria il vice sindaco. Noi abbiamo presentato la nostra lista in ordine alfabetico, perché non abbiamo mai pensato a spartizioni di poltrone o assunzioni di cariche. E la cosa più bella è stata che quando abbiamo elencato la lista non c'è stato un minimo dibattito nel nostro comitato, è sembrata la cosa più naturale possibile quella di indicarli semplicemente in ordine alfabetico. Questa è la grandezza non mia, ma delle persone che ho la fortuna che mi accompagnino. Un applauso a loro davvero, perché sono persone per bene. Io non ho un onorevole, ho 16 onorevoli candidati. Bravo! Passo alla presentazione del primo candidato, Francesco Adamo. In questa lista ho visto il vero rinnovamento politico che a Ragle, secondo me, serve. Valerio Alfarano. Ciao, buonasera. Credo che la presenza di tutti voi questa sera non sia data solo dalla curiosità, ma dalla volontà, come diceva prima Donato, nel discorso iniziale, di forte cambiamento. Francesco Causo. Non mi interessa il successo personale. Non mi interessa il successo delle mie idee, non mi interessa passare alla storia, essere ricordato. Ciò che veramente mi interessa è fare qualcosa per qualcuno che rimarrà anche dopo che io sarò passato. Roberto D'Ippolito. Io ho deciso di fare questo passo e di entrare nella lista Io amo Ragle per sostenere la candidatura a sindaco di Donato Metallo, per aiutare Ragle a risorgere. Anna Maria Enrico. Buonasera a tutti. Ho condiviso in pieno il programma di Io amo Ragle con l'obiettivo di rivalutare Torre Suda, che fino a 15 anni fa, lo ricordiamo tutti, era un vero gioiello, ammirata e soprattutto invidiata dai paesi limitrofi. Daniele Enrico. Buonasera a tutti. Da agronomo mi occupo di territorio, paesaggio, agricoltura e penso a questo territorio come a una grande opera d'arte. Per questo, per tutto questo, io credo un ruolo centrale, auspico un ruolo centrale all'agricoltura di questo territorio. Roberto Ferenderes. Di usare una politica di riguardo e di un occhio prediletto per le persone più bisognose, per i poveri, per gli ammalati, per le persone più fragili, gli anziani, i diversamente abili, per i quali in questo comune non è stato fatto mai niente. Mauro Gaetani. Questa sera siamo qui riuniti in questa piazza perché ciascuno di noi deve dare il suo contributo per migliorare la propria città. Con il lavoro si realizzano i sogni. Daniele Manni. Si può pensare alla politica senza pensare alla gente, ma la gente, aggiungo io, partendo dal basso, dagli ultimi, dai meno fortunati, quelli che vengono presi in considerazione solo nel periodo elettorale. Per questo sono qui, per i miei tre figli che sono il mio futuro e il futuro di questa comunità. Frediano Manni. Buonasera. Con questa campagna elettorale si concretizzi l'idea e si realizzi il vero cambiamento che vogliamo per Ragle, perché venga ripagata la fiducia
e la speranza che ognuno di voi ha riposto in noi di Omo Racale e in Donato Metal. Racale è nostra, è vostra. Non possiamo permettere che una scelta così importante, che condizionerà la vita di tutti noi racalini per i prossimi anni, venga lasciata a quelle persone che il voto lo utilizzano per i propri interessi. Massimo Minutello. Le mie piccole capacità sono a disposizione di chiunque abbia bisogno. Antonella Quarta. Amministrare nell'interesse di tutti quanti, nell'interesse di tutti quanti voi, perché senza di voi noi non saremmo in grado di poter svolgere il nostro lavoro, e nell'interesse dei più piccoli, nell'interesse di coloro che hanno veramente bisogno. Daniele Renna. È la prima volta che prendo parte in prima persona ad una competizione elettorale. E poterlo fare in un progetto come quello di Io Amo Racale e accanto alla tua persona mi rende orgoglioso e mi dà stimoli forti per concretizzare al meglio il nostro programma. Antonio Salzetti. Considero questo gruppo capace di affrontare una grande sfida elettorale con le giuste motivazioni, proponendo veramente un cambiamento in questo paese, un cambiamento anche nel modo di fare la politica non solo del clientelismo, la politica di tutti. Marianna Tasselli. Buonasera, ci sto mettendo tutto il mio impegno, il mio ottimismo, la mia determinazione e soprattutto la mia faccia in questo progetto, perché penso che sia ora di cambiare. Come madre responsabile non posso permettermi di restare in silenzio e guardare il disfacimento della nostra bella città in mano a gente poco attenta alle vere esigenze della comunità. Maria Rita Vergari. Più che mai in questo momento è importante affidarsi a persone concrete ed oneste che pensino al bene della collettività. Non c'è che dire, è una bella squadra.